Presidio davanti a Palazzo Ghilini, sono i lavoratori sono gli ex lavoratori dell'azienda Lazzaro che si trovano sicuramente in una situazione di profonda difficoltà. Che cosa chiedono dunque davanti alla provincia e alla prefettura? Intanto chiedono di essere ricevuti dal prefetto, chiedono risposte dalle istituzioni locali, provincia e prefettura in primis, al problema, perché dopo le denunce, la segnalazione che è stata fatta, le indagini che vanno avanti molto lentamente alla procura di Torino seguite dal PM Guariniello, dopo le vertenze sindacali che stanno continuando anch'esse altrettanto lentamente, questi lavoratori non hanno più percepito arretrati. Alcuni di loro hanno lavorato per qualche mese, nei mesi scorsi, con una ricollocazione temporanea curata dalla provincia, dall'ex assessore al lavoro. E poi, finiti questi termini, non stanno lavorando, non percepiscono soldi, cominciano ad arrivare gli sfratti perché non hanno più potuto pagare. Domani al Tribunale di Tortona ci saranno delle sentenze sugli sfratti, di convalida o meno. E chiaramente la situazione è difficile, quindi chiedono risposte, chiedono lavoro perché hanno fatto qualcosa di molto coraggioso, hanno denunciato condizioni di lavoro che scopriamo essere non le uniche nella Bassa Valle Scrivia. Al nostro sportello legale del presidio permanente di Castelnuovo, che è composto appunto dai lavoratori e dai solidali, arrivano di continuo segnalazioni di altri casi simili dalle molte altre aziende del Tortonese, dove si lavora con le stesse condizioni o anche peggio. Quindi è un problema politico ed è da affrontare politicamente, le istituzioni locali non possono ignorarlo.